18 settembre 1944. Roma. Al Palazzo di Giustizia si apre il processo a Pietro Caruso, questore della capitale durante l'occupazione tedesca e autore della lista delle 50 persone prelevate soprattutto dal carcere di Regina Coeli, che completa l'elenco dei prescelti per la fucilazione e rappresaglia alle Fosse Ardeatine. C'è grande attesa, tensione. La folla si accalca nel tribunale, vuole giustizia. C'è anche Donato Carretta, direttore del carcere di Regina Coeli e testimone dell'accusa contro il questore. Carretta sta collaborando con la Resistenza, ma viene scambiato per Caruso. Su di lui esplode la rabbia di chi ha perso un familiare o ha subito le ingiustizie del regime. Carretta tenta di fuggire, ma viene gettato nel Tevere e ucciso. Il suo cadavere viene trascinato per i piedi fino all'inferriata di Regina Coeli, dove resta appeso a testa in giù. Il 18 settembre 1944 viene linciato dalla folla Donato Carretta. Chi è Donato Carretta? È un funzionario di 53 anni che è stato direttore del penitenziario dell'Asinara negli anni 30 e negli ultimi anni, prima di essere ucciso, direttore del carcere di Regina Coeli a Roma. Si sta aprendo il processo a Pietro Caruso, il questore, l'ex questore di Roma, che ha contribuito all'eccidio delle Fosse Ardeatine con Kapler e col ministro degli interni fascista. E la folla intravede fra le persone presenti, era un testimone, Donato Carretta, e lo riconosce come direttore in realtà del carcere e gli ascrive l'uccisione di alcuni prigionieri durante l'ultimo periodo, diciamo, prima dell'inizio della guerra di liberazione. E senza ascoltare niente e sfondando la sottile linea di protezione che era costituita dalla polizia, la folla lo prende, lo lincia e lo getta nel Tevere, fino a farlo affogare. Verrà ripescato qualche giorno dopo e appeso a una finestra del carcere di Regina Coeli. Un episodio che ci racconta la tragicità di quegli anni sul finire della guerra.